Seconda parte di questa edizione del telegiornale di Cusano Italia TV, ve l'avevo anticipato, torniamo a parlare della guerra in Ucraina e lo facciamo con la nostra corrispondente sul campo, Irina Gule, alla quale do di nuovo il benvenuto al nostro telegiornale. Buonasera, Irina. Salve Piercarlo, mi sentite? Ti sento Irina, ti sento Ah, va forte e bene. chiaro e insomma, Piercarlo? Sì, innanzitutto buonasera. dici da dove stai trasmettendo? Allora, oggi sono in una piazza da dove possiamo vedere Dnipro e anche monumento a Volodymyr, Volodymyr è un re che ha battezzato Rus di Kiev. Però perché sono qua? Non per spiegarvi e farvi vedere questo monumento, anche questo monumento molto interessante perché, come vedete, la nostra autorità ha nascosto anche questo monumento adesso. Però proprio da qui, ieri, abbiamo fatto una foto da dove si vede il fumo dopo il bombardamento dell'impianto di riparazione. Se possiamo vedere questa foto, adesso potete anche paragonare come abbiamo avuto la giornata ieri e come è oggi, da quel posto dove mi trovo adesso io. Era l'impianto di riparazione dei vagoni, giusto? Sì, però quello. Sì. Vabbè, non è questo proprio immagine perché quello che abbiamo visto adesso, questo è Donetsk. Di questa città parleremo più avanti. Vabbè, proprio da qui ieri gli ucraini, i cittadini di Kiev potevano vedere un diciamo fumo dall'impianto di riparazione. Sì, i russi hanno bombardato ieri questo impianto, non ci sono feriti, eccolo qua. Sì, questa foto è proprio stata fatta dal posto dove mi trovo adesso io. Questo fumo abbiamo visto ieri dall'impianto, quattro razzi hanno colpito questo impianto, non ci sono feriti, però i russi man mano continuano a distruggere i nostri, diciamo, i nostri impianti. Non ci sono feriti, diciamo, però adesso la gente non ha più il lavoro dove lavorare Certo. senza questo impianto. Quindi i russi continuano a distruggere la nostra infrastruttura. Assolutamente, assolutamente sì, questa è una delle conseguenze immediate dei bombardamenti. Altra conseguenza, altro danno collaterale, per quanto ovviamente grave, è la morte dei reporter che vanno sul campo per raccontarci ovviamente quello che Sì. succede nel corso della guerra. Oggi è una giornata importante in questo senso, Irina. Sì, oggi è giornata di giornalismo dei giornalisti. Non so se da voi festeggiano questo giorno, però è una festa internazionale, il Sì. giorno dei giornalisti. Quindi in questo giorno il nostro ministro della cultura e della. Sì, della cultura ha parlato delle cifre dei giornalisti che sono stati uccisi dopo il 24 di febbraio e ha dato la cifra 32 giornalisti sono stati uccisi cominciando da 24 febbraio, tra cui ci sono giornalisti ucraini e ci sono giornalisti francesi, americani, cioè ci sono 32 giornalisti. Sì, questi sono. Vi ho mandato un po' delle foto Sì. con i giornalisti che lavoravano e facevano il loro lavoro in questa guerra. Sappiamo che il fronte dell'informazione è un fronte potente adesso con quello che sta facendo la Russia e con la propaganda. Oggi è molto importante, quindi questa gente cercava di far vedere la verità e facendo il loro lavoro sono stati uccisi. E Nina, il loro lavoro ovviamente era assolutamente meritorio ed insomma lo sappiamo quanto è importante avere notizie che siano ufficiali da fronti in cui
la comunicazione e l'informazione è molto difficile da far arrivare. Oggi arrivano ad esempio, e tu insomma ce le racconti, due notizie da Mariupol. Mariupol è stata la città più colpita, lo sappiamo, nelle ultime settimane, una delle città poste sotto assedio dalle forze armate russe. C'è una notizia relativa ai militari che si erano rifugiati nell'acciaieria Azovstal, e un'altra notizia relativa al porto di Mariupol e alle mine presenti, di cui si parla tanto per il famoso sminamento che dovrebbe permettere di farci circolare beni alimentari come ad esempio il grano, anche sì, diretto nel resto d'Europa. Sono due notizie in entrambi molto gravi. Cominciamo dalla notizia di sminamento. Allora, i russi, sì, che hanno preso la città di Mariupol hanno annunciato che hanno finito il sminamento della spiaggia e la gente che è rimasta lì può rimanere, stare o riposare sulla spiaggia. E invece due persone sono state uccise con le mine che sono rimaste lì sulla spiaggia, tra cui uno era un piccolo bambino. Un bambino. Quindi è successo ieri, quindi due persone sono morti con le mine che sono rimaste lì sulla spiaggia di Mariupol. L'altra notizia che è arrivata da Mariupol, non proprio da Mariupol, oggi il presidente Zelensky ha incontrato con i giornalisti, sì, questa giornata dei giornalisti di giornalismo, lui ha incontrato con noi, e allora ha spiegato, ha dato l'informazione e ha risposto a tante domande che abbiamo fatto. Una delle risposte c'era su quello cosa sta succedendo con i nostri militari di Azovstal. Lui ha detto che adesso l'autorità si occupa dello scambio, e per adesso 2.500 militari di Azovstal sono i prigionieri della Russia. Sì, questa è la situazione. Quantità dei militari da Azovstal è così. Poi il presidente ha detto anche che ci sono due punti molto caldi adesso in questa guerra, non solo Severodonetsk, Donbass, però anche Zaporizhia, che ogni giorno bombardano i russi. Quindi anche questa regione di Zaporizhia adesso è molto calda. Lì ci sono le battaglie difficili. Lui ha paragonato queste due città, Zaporizhia e anche Severodonetsk, dicendo che sono più calde. Sì. E altro punto di scontro e di bombardamento sembra essere diventata Donetsk, giusto Irina? Sì. Diciamo che oggi, ieri e l'altro ieri, questi giorni, i russi bombardano proprio gravemente Donetsk e accusano in quello i militari ucraini. Hanno bombardato un ospedale, hanno bombardato la scuola, bombardano gli oggetti civili. Vi ho mandato anche le video, le immagini di quello cosa fanno. E poi in questo accusano i nostri militari. Possiamo vedere queste immagini proprio tragici in questo fumo. Mi pare che questo è l'ospedale che è stata bombardata dai russi. Poi ci sono anche i palazzi civili dove vive la gente. Sappiamo da quello che vi ho già fatto vedere che è sempre una tragedia per tante famiglie che rimangono senza la casa. Sì, questo è proprio, vediamo, è una strada e poi c'è questo edificio con il fumo. Sì. Donetsk adesso è così.
Sì, questa è la situazione. Sapevamo, insomma, che l'attenzione degli attacchi della Russia si sarebbe rivolta in quella zona del territorio ucraino. Ne seguiremo ovviamente l'evolvere anche grazie alla tua testimonianza e al tuo racconto quotidiano che ci fai appunto sul campo. Grazie davvero, Irina. Grazie a voi, a te Piercarlo, a presto.